Questa è un'iniziativa che porta in alto, in giro, il nome della grande del nostro territorio. Quarto capitolo di Pedalando tra le Aquile. Quest'anno, come prima parte, sarà la versione invernale. Giovedì prossimo si parte per le Dolomiti, traversata invernale delle Dolomiti. Saranno 800 km, circa 19.000 metri di dislivello, con 21 passi da scalare. In condizioni estreme, perché chiaramente in quelle zone del Trentino inverno c'è neve, quindi tante saranno strade, alcune saranno delle piste innevate e ghiacciate. Qual allenamento per questa nuova impresa? Allora, c'è stato un allenamento specifico, legato appunto sulle nostre strade, sul ghiaccio soprattutto, perché quest'anno purtroppo da noi neve ce n'è poca, e quindi sul ghiaccio, così ho potuto testare bene la nuova bicicletta con le gomme chiodate per questa avventura. Il mio ruolo principalmente nell'impresa sarà quello di documentare proprio l'impresa stessa, ovvero realizzando filmati, documentari a livello fotografico, e questo è il lavoro durante questo viaggio. Nella fase precedente, proprio con l'esperienza accumulata negli anni, ho anche avuto una funzione di preparatore a livello atletico e a livello di allenamento. Aggiungiamo oggi un altro grande ambasciatore del nostro territorio, Giovanni Panzera, da sempre innamorato, sportivo del nostro territorio, e quindi da sé con questi suoi viaggi lui porta comunque il nome di Cuneo per tutta l'Europa, e quindi per noi è un grande piacere poter collaborare con noi e aggiungere questo tassello. Dopo grandi sportivi, dopo grandi campioni come Marta Bassino, come Elisa Balsamo, che oggi si sono uniti alla compagine ATL, iniziamo a parlare di cicloturismo, no? Quindi non solo più di ciclismo professionistico piuttosto che di sci professionismo, ma di cicloturismo, che è una delle prime fonti proprio del nostro turismo, quindi di sviluppo di quello che è il turismo della provincia di Cuneo. Come ANCOS, l'Associazione Nazionale Comunità Sportive, siamo orgogliosi di poter essere sponsor dei fratelli Panzera per quanto riguarda di nuovo questa impresa sportiva a cui loro ci hanno sempre abituati, e noi prontamente, anche per promuovere e divulgare lo sport, il turismo lento e consapevole, ben venga, e siamo onorati di essere presenti. Un augurio e un complimenti, non finiremo mai di dirgli grazie, ma un augurio che questo sia l'ennesimo successo di una collana che, da quanto intuisco, continuerà nell'estate, negli anni a venire, facendolo veramente diventare, Giovanni, il number one di questo mondo, con l'augurio che questo possa portargli non solo la notorietà che ha da queste iniziative, ma anche un successo che indirettamente viene a beneficio della nostra comunità.